Buongiorno ragazzi, benvenuti in questo nuovo video dalla Valle d'Aosta. Voi direte perché vi siete infrattati in questo posto? Perché non ci crederete mai, ma anche qua c'è un sacco di roba buona da mangiare. E soprattutto vi faremo vedere come si fa. Va, va, the king of the mountains. Anche se non sembra, io e Gianno siamo seduti allo stesso tavolo, anche se io ho tre maglioni e lui è in t-shirt. Siamo a Le Grand Bau, a Gianno Jovenson, che è un po' come Givenchy. E vi faremo conoscere tre realtà che con il loro lavoro mantengono in vita antiche lavorazioni e antichi prodotti, e li mangeremo comodamente seduti qui sotto il sole, non vedo l'ora. Li mangeremo senza pietà soprattutto. E azione! Qui abbiamo una serie di boudin con ricette diverse che arrivano da zone diverse della Valle d'Aosta. Partiamo con la bassa valle, con salam patate, ed è fatto solo con lardo e patate e pochissimo sangue, un mestolo di sangue su 20 kg di impasto. Poi andiamo in media valle con il classico boudin solo ed esclusivamente di sangue, senza barbabietola. Poi risaliamo la valle con il boudin con anche la barbabietola. La differenza tra questi è la qualità della barbabietola e l'aggiunta o meno di porri e cipolle. Bellissimo, grazie mille. Buona la prima. Non so per quale motivo, ma io sono entrata in fissa con il boudin. Il boudin è un tipico salame valdostano fatto principalmente di patate, barbabietole, ciccia di maiale e ovviamente il sangue, perché del maiale non si butta via niente. Vi faremo vedere la preparazione casalinga che abbiamo fatto ieri, così capite meglio. Yesterday. Facciamo una preparazione casalinga di boudin. Casalinga perché siamo in estate e i boudin si fanno come tutti i salumi quando si macella il maiale, e il maiale si macella in inverno. Il boudin di fatto è il salame dei poveri, perché come potete vedere gli ingredienti sono quasi tutti vegetali: patate, barbabietole rosse, porri. Può dire che è quasi un salame vegetariano, peccato che poi c'è una piccola parte... Ah, quello non è vegetariano? Questo è un pezzo di pancetta di maiale. Ingrediente fondamentale, il sangue del maiale. Mia nonna faceva la contadina, ma non avevano beni, erano veramente alla fame. I figli andavano a fare delle giornate di lavoro, in cambio gli davano qualche chilo di pancetta. Le patate e le barbabietole le avevano, non avevano sangue, andavano a chiedere a un vicino e riuscivano a, certo, a farsi loro 10 kg di boudin. Ci sono alcuni paesi della valle che lo fanno senza sangue, aumentano la percentuale di barbabietola. Oh. La barbabietola dal colore e come il sangue conserva. Poi ci sono gli ingredienti segreti, non è che vi possiamo proprio dire tutto. Sono segreti, sono nascosti lì dietro. Esatto. In questo salume, che pure si conserva per mesi, non c'è nessun tipo di conservante se non i nitrati naturali della barbabietola. In Valle d'Aosta siamo 74 comuni, se non sbaglio, parliamo 74 dialetti diversi, e quasi ogni comune, ogni paese ha la sua ricetta di boudin. Il sangue normalmente in Italia non può essere utilizzato, ma in Valle d'Aosta c'è una deroga per l'uso del sangue, proprio perché il boudin è un patto, un prodotto agroalimentare tradizionale. Un po' di vino in cui abbiamo messo l'aglio. Diamo una prima mescolata col sangue e poi facciamo le spezie. Che colore meraviglioso che ha! Perché vi raccontiamo questa ricetta? Innanzitutto perché è una ricetta di recupero, quindi che schifo il sangue, in realtà significa utilizzare tutte le parti del maiale. Seconda cosa, in giro per l'Italia non trovate dei salami che sono fatti per la maggior parte di verdura, e nel momento in cui bisogna farle maturare è difficilissimo perché contengono tantissima acqua. Ma un tempo, non essendoci disponibilità di carne come ce n'è oggi, le persone inserivano le patate e la barbabietola. Ecco perché questa ricetta arriva dalla tradizione. Non perché si volevano complicare la vita, ma perché quello avevano a disposizione. Poi se noi diciamo minchiate... No, dicevo, bene, bene, okay, bene. Credo che siano le cose più sensate che si possano sentire sui boudin in giro, perché nessuno sa queste cose. Okay. In Valle d'Aosta abbiamo un clima secco,
secco e per stagionare un salume con una percentuale così alta di acqua deve avere questo clima. Da noi piove come in Nord Africa. Tranne come in questi giorni che arrivano già nel Francia, c'è la nuvoletta di fantozzi per 3 giorni. In Valle d'Aosta le patate sono diffuse molto dopo che nel resto dell'Europa, perché non sapevano come trattarle. E quindi di fatto è una ricetta di tradizione, ma di tradizione recente, dall'800, perché prima non c'erano le patate. Non fare il primo piano sulla legatura, ma c'è l'aglio, gli viene male. In italiano effettivamente come si chiama il singolo salciciotto? Non c'è un nome specifico che io sappia, mentre in patois, che è una lingua molto pratica da contadino, ogni singola cosa aveva un nome. La zegna, la catena, la zegna e le dei. Allora, abbastanza, Franci, se riesci a farmi questa inquadratura non in un quarto d'ora sono contento. Sto sorridendo, ma in realtà il braccio destro penso di non sentirlo più. Nell'erba ci sono gli omega 3, di conseguenza latte, burro di vacche che pascolano sopra i 2000 metri sono ricchi di omega 3, quindi come mangiare pesce? Possiamo dire che fa bene. No, ma non è uno scherzo, è vero. L'alimentazione della popolazione alpina, che era solo burro, grasso, formaggio. Dovrebbero essere tutti stecchiti. Avrebbero dovuto morire tutti a 40 anni. E niente, Franci, dobbiamo trasferirci qua, secondo me. Con lo scarto del boudin si fa lo boudin fracassat. Lo boudin fracassat. No. Boudin fracassat. Boudin. 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 Cici put. Cici but. No! Boudin. Boudin. Fracassat. Fracassat. Adesso ridilo tutto. Boudin fracassat. Un quarto d'ora di video di Franci che non lo sa dire. Vabbè, me l'ha data buona, ok? Fracassà vuol dire fritto. Fracassà vuol dire rotto. E questa preparazione è proprio nell'ottica del non sprecare la roba. Si fa il boudin, avanzi un pezzo, che fai? Mica lo butti via. Questo è un salume spalmabile. Che profumo di burro che ha fatto la crosticina. Si sente il gusto della barbabietola, però si sentono le spezie e ovviamente si sente il gusto del maiale. Lo so che molti di voi storceranno il naso per la presenza del sangue. In realtà non la percepite all'interno del salame, è veramente veramente buono e il fatto che sia così presente la barbabietola e la patata gli dà una consistenza totalmente diversa rispetto al salame normale che conoscete. Questi sono i boudin che abbiamo fatto ieri sera, li abbiamo cotti in forno con le mele renette. Potrei quasi dirvi che li ho fatti io, se non fosse che non è vero. Bisogna mangiarlo con la mela, con il sentore di cannella che dà la dolcezza al boccone e invece il boudin è bello saporito, buonissimo. Come al solito dobbiamo accompagnare il cibo con qualcosa di buono da bere e quindi ci spostiamo in vigna. Dove siamo? Jacquemin, comune di Nus. Siamo a Jacquemin, comune di Neuse, l'ho detto sicuramente malissimo. Siamo con Giulio Moriondo. Allora Giulio, ci dici due parole di te, chi sei, cosa fai? Perché lo fai? Soprattutto perché lo fai? Perché lo faccio? Perché mi piace lavorare la vigna, vederla crescere. Sono un biologo e poi mi sono specializzato in enologia, mi sono occupato di recupero dei vitigni valdostani. Vitigni che erano scomparsi, okay. L'Oriou Gris, il Blanc Commun, il Nairet. Effettivamente molti di questi vitigni io non li avevo mai neanche sentiti. E dove li vai a scovare? Vecchi vigneti innanzitutto. Qui ci troviamo in uno dei tuoi Nairet piccoli... e Nebbiolo. Ah, Nairet e Nebbiolo. Brava Franci che è stata attenta e si ricorda. E quindi facevo in tutte le vigne solo vini da vitigni autoctoni. Okay. Perché la tradizione è quella qua, di avere vigne copiantate con miscele di vitigni diversi. Sempre valdostani. Qui c'è del Cornalin, di nuovo del Nebbiolo. E che differenza c'è tra il grappolo del Cornalin e del Nebbiolo? Cercheremo qualche foto su internet. Il grappolo del Nebbiolo, se tu lo mangi, è tannico. Il Cornalin invece ha una buccia non certo dura come quella del Nebbiolo, quindi è più sensibile alla muffa. Ha un tannino setoso e fa un vino comunque molto profumato. E se non lo vendemmio io, lo vendemmio alla volpe. È una cosa pazzesca, okay. La volpe scavalca come niente. Certo. Lei inizia col Cornalin, perché come dicevo prima è più morbido. Allora ho avuto l'idea di prendere la macelleria della cotenna di maiale, tagliavo a casa e poi li spargevo tutto intorno alla vigna contro il bosco. Così la distrai. E anche dentro il bosco. E serviva. Incredibile. Cioè ogni giorno venivo, i pezzi mi segnavo, mi memorizzavo dove li avevo sparsi, non li vedevo più. Almeno ha contribuito a non mangiare. Chissà se passava qualcuno che vedeva un enologo seminare della cotenna di maiale, che avrà pensato chissà che cosa si è inventato. Praticamente è una sorta di mazzetta nei confronti della volpe. Io ti do la cotenna ma tu non venire a rompere le scatole alla mia uva. Proprio così, don't this. Questa è una tip pazzesca che non abbiamo mai sentito da nessuno. Poi le vespe, le bottiglie.
le vespe vanno a fare i loro nidi. La cotenna di maiale lì mi sa che non funziona. Allora ho provato col prosciutto. Però il fatto di mischiare vitigni diversi nello stesso appezzamento, ecco, io farei fatichissima, cioè non riuscirei a capire che una pianta è Petit Rouge e l'altra... Infatti non va bene. Uno matura prima, l'altro matura dopo, uno è più sensibile alla malattia, l'altro all'altra. È meglio piantare per filare, casomai. Perché no? Così tutto nella filare stessa vigna lo lavori nello stesso momento. Sì, okay. Esatto. Nel frattempo siamo finiti nella zona di vinificazione, molto molto contenuta. Ma d'altronde, ragazzi, nelle botti piccole c'è il vino buono. E questo è il Nebbiolo in parte passito del 2016 con Cornavin Petit Rouge Vigneret. E l'ho chiamato Lorei, il re in patois. Questo vuole riesumare un vino che è stato prodotto per secoli fino a fine 800 e poi è stato abbandonato. Allora, al naso si sente la frutta matura. Hai ragione che in bocca, parlando dei vini tutti uguali, strutturati eccetera, non è assolutamente piacione, ma ha un grado di acidità bello spinto che lo rende molto piacevole. Franci, mettimi in pratica le skill che hai imparato e che hai fatto tue durante il corso della sommelier. Perché mi devi riprendere? No, ma take your time. Ma tu lo velocizzi, no? Ma dai! 20 minuti per aprire una boccia. Signorina, mi torni il prossimo modulo, perché non ci siamo. Vabbè, provo a usare i denti. È da un po' che non apro una bottiglia, ok? Lo confesso. Davvero molto interessante questo rosso, ragazzi, che è composto da Petit Rouge e Fumé Cornalin, che sono due tra i tanti vitigni autoctoni della Valle d'Aosta che Giulio ha, diciamo così, recuperato. Bene, questo non ci è piaciuto. Allora, la polenta di mais antichi, si mette la polenta calda nella scodella e si aggiunge sopra la brossa. Polenta e brossa era veramente il cibo dei pastori. Polenta bollente. Una porzione sobria di polenta per Franci. Dici che ne devo prendere un altro pezzetto? Ne prendo un altro pezzetto. La polenta la conoscete tutti, per cui non ve ne parliamo. Quello invece di cui vi parliamo... è la brossa. Siamo andati stamattina, ci siamo alzati alle 5, anche alle 4 e mezza, mi sa. Ecco, mi sa anche a me. 3:28 a.m. Buongiorno. Ragazzi, sono le 5 del mattino e noi siamo qua con le ragazze. Donato, buongiorno. Anche signore. Quanti litri ricavi da una singola mucca? Questa ne ho qua 5, 6. A vederti sembrerebbe facile, ma secondo me non è facile. Non troppo. Tu vai a mano e loro vanno con la macchina? Non vengono a maniera, non vado a mano, non lo capisco. Poi ci sono anche mucche che non danno bene la macchina, lo trattengono. La cosa bella è che qui le ragazze, ognuna ha un suo nome, sono 64 se non ricordo male. A me ovviamente sembrano tutte uguali. Ecco, lei che si chiama Giraffa potrebbe avere qualche problema di personalità. Donato non ha la coda, ma credo che quello sia fatto per sedersi. Sono le 5 del mattino e siamo venuti a vedere prima la mongitura e poi il momento in cui viene fatto il formaggio. Le mucche vengono munte due volte al giorno, la prima volta dalle 4 alle 6 di mattina e la seconda volta dalle 4 alle 6 di pomeriggio. E ovviamente, secondo voi, quando è che veniamo noi? Ma si poteva venire di pomeriggio! E me lo dice adesso! Grazie. È dolcissimo! Questo è proprio dal produttore al consumatore. Che buono. E tu che ruolo hai in tutto questo? Giovane, sono con te. Ragazzi, guardate che spettacolo di paesaggio. Sono qua. Un dispensatore di coccole per cani da mucca. So here we go again, it's no surprise. Cause we know better than to roll the dice. So take this love and try to make it new. I vitelli, così dallo sguardo direi che non vedono l'ora di andare al pascolo, secondo me. Nell'ordine, Mario, Nicola, Gustavo e l'ultimo in fondo è Guglielmo. Non è vero, me lo sto inventando. Ciao ragazzi, adesso andiamo a pascolare un pochetto. Situazione cani check, situazione intruso check. Questa dovrebbe essere una copertina con delle mucche sullo sfondo che non ci sono. Metteremo delle mucche posticce con l'intelligenza artificiale su quella vallata. Non credete alle copertine di YouTube, sono tutte false. Liberi! Forza ragazze, in fila per due! Ma che figata è, stiamo andando al pascolo! Forza Evelina, Svetlana! Non lo so, mi sto inventando dei nomi, ragazzi. Ecco, Donato sarebbe in grado di chiamarle una per una. Dopo che sono state munte, vengono portate al pascolo! E stiamo andando anche noi!
e passa in testa al gruppone. Tra l'altro, ragazzi, adesso vanno a pascolare in un posto. Sembra il desktop di Windows 98. Allora, in pratica ci hanno spiegato che le mucche, io ragazzi giuro non lo sapevo, battagliano, e ci sono anche delle gare su questa cosa qua. Ovviamente non è niente di cruento, non è niente di pericoloso, si fanno un po' brutto tra di loro, vanno muso muso, si sfidano, si spingono un po', può durare anche pochi secondi, e poi quella che si caga un po' più sotto alla fine si tira indietro e l'altra vince, e fanno dei tornei su ste robe qua. E ci spiegava Donato che di queste mucche qua, che sono due razze, la pezzata rossa e la castana, che la castana in realtà è quella che vedete nera, quella nera è quella da battaglia, mentre la pezzata rossa è quella da latte. Secondo me pensa di essere un cane. Un giorno o l'altro abbaiera. Vi facciamo vedere prima come si fa la fontina: pentolone, fermenti, caglio, la lira per rompere la cagliata. Ci vuole la lira? Ci vuole la lira. Se non c'hai una lira. Poi bisogna far nuovamente salire la temperatura, si deposita sul fondo quello che diventerà il formaggio e con lo scarto di lavorazione della fontina viene fatta la brossa, che non è altro che il primo affioramento della ricotta. Stiamo facendo qua una preparazione casalinga, perché un conto è la fontina, un conto è la brossa che viene fatta per produzione familiare, nel pentolone. Questo qui quando aveva 100 anni. Ma è bellissimo. Dopo che si è messo sul pentolone, si torna a fare la fontina, a raccogliere il formaggio, metterlo negli stampi e poi finalmente basta. Quando si magna? Bisogna aspettare un pochetto, ragazzi. È lunga, Finita la fase della brossa, aggiungiamo l'aceto, siamo sui 90 gradi, adesso parte la fase della ricotta. State seguendo, tutto chiaro? Mi raccomando, ragazzi, poi dopo interrogo. È andato in ebollizione, abbiamo tolto la brace, è salita su quella che sarà la ricotta, quei rigagnoli verdi che vedete è il siero rimanente. Verde perché il colore deriva dal colore dell'erba. E sostanzialmente il latte lo abbiamo scaricato prima della brossa, poi della ricotta, e quindi rimane praticamente solo acqua. No, lì hai preso schiuma. Devo andare un po' più in profondità. Bisognerebbe aspettare che si freddi, ma noi siamo impazienti. Assaggiamo la brossa. Come mangiare della panna, ragazzi. As we look up at the stars in the sky, did we ever stop and wonder why we let our love shine all through the night, just you and me babe, until the morning light. Le ragazze stanno rientrando. Ho notato che quando ci sono io in mezzo ai piedi vige un po' l'indecisione. Non sanno più se devono venire di qua, devono tornare di là. Signora, mi deve proseguire di là. End of flashback. Ah, mi piacciono questi quantitativi sobri. Guarda com'è super pannosa. Per ora mi fermo qua, non voglio esagerare. Rimango umile. È la prima volta che associo la polenta a un prodotto di questo tipo. Immaginatevi la polenta calda condita con questo liquido che in realtà è molto denso, perché di fatto è una panna. E l'affioramento dei grassi del siero di scarto della fontina. Brava Franci, io ti porto perché tu studi. Noto che c'è una brocca per me e una brocca per te. Sì, perché siccome Denise ci ha visto un pochino sciupati, giustamente è un bel broccone. Questo piatto ha un po' un sapore ancestrale, perché questo era il piatto che veniva mangiato tanti anni fa dai pastori sulle montagne. Avete la polenta calda, la brossa che è fredda, e indubbiamente poi dovete scalare una montagna per smaltire le calorie. E questa è la polenta Gran Bau, il nostro cavallo di battaglia. Una polenta grassa e non concia, con la fontina e le cipolle gratinate. Wow!
Bene, con questo salutiamo definitivamente, direi, sul canale. Questa non faceva parte dei piani iniziali. È la terza volta tipo che la mangiamo, perché ci piace, ragazzi. Allora mi hanno detto, ma sì, facciamola vedere. Noi con la scusa e con l'inganno del video su YouTube ci siamo fatti portare anche questa. Bene, quella che avanza la mangio io da qua dentro. Polenta calda, fontina filante, cipolle abbrustolite. In questa location ci tengo a dire una cosa. Questo piatto, come diceva Franci, non avremmo dovuto prenderlo, perché l'obiettivo di oggi era parlarvi di boudin, di vini autoctoni e di brossa. Qual è il punto, raga? Noi siamo qua da 2 giorni. Denise ci ha portato delle robe da mangiare pazzesche. Volevo quantomeno farvele vedere una. Mi piange il cuore perché abbiamo mangiato un sacco di altra roba super figa che non vedrete in questo video, ma quasi quasi vi sparo una carrellata. Latte caldo delle mucche a chilometro meno 2, marmellate, mieli, ricotte, prosciutti e pambauletti da paura. Burro, patate con cotechino, fonduta di fontina dal peggio sopra il cotechino, brasato di guancia, polenta e verdure dell'orto. Qua c'è del salame anche. Ma c'è il trucco nelle verdure. Prima di andarci a fare un pisolino, io volevo ringraziare Denise per averci fatto da cicerone nella scoperta dell'enogastronomia valdostana, e a tutti i produttori e le persone che ci hanno aiutato per girare questo video. Ragazzi, noi ci auguriamo come sempre che questo video vi sia piaciuto. Fate like, condividete, iscrivetevi, attivate la campanella e ci vediamo al prossimo video. Ciao!